Una giostra apparentemente innocua si è trasformata in una trappola. A Palma Campania, nel napoletano, una giostra allestita da pochi giorni in occasione della festa della Madonna delle Grazie ha ceduto riducendosi a un groviglio di lamiere. Nell'incidente una decina di persone sono rimaste ferite. Sono tutti adulti, tranne una bambina di 12 anni, in osservazione all'ospedale Santo Bono di Napoli. I feriti sono lievi, per lo più contusi. Le indagini in corso sono affidate ai carabinieri della stazione di Palma Campania, mentre i rilievi sono effettuati dai carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna. Secondo una prima ricostruzione, il crollo della giostra è avvenuto quando il giro era appena iniziato, quindi con i seggiolini in movimento, ma non ancora sollevati del tutto, a velocità ridotta. Per questo le conseguenze dell'incidente sono state contenute. Al vaglio degli investigatori soprattutto la manutenzione l'impianto. Per il momento risulta iscritto nel registro degli indagati con ipotesi di lesioni colpose il gestore dell'impianto.